Saluto le persone che stanno cominciando a connettersi in questo momento. Benvenuti a Maker Music. Oggi siamo con Tommaso Zanello, a.k.a. Piotta, e siamo qui per parlare di un paio di argomenti, secondo me, molto importanti. Io introduco, poi ci sarà Edoardo che prenderà in mano il timone di tutto il panel insieme a Tommy. Tommy, in questo periodo è cambiato un sacco il modo di fare musica, di scrivere e soprattutto di scrivere le parole dei testi, no? Quindi il come si scrivevano i testi e il come si scrivono oggi, secondo me, è un tema molto interessante da cercare di sviscerare. Tu sei cambiato in questo periodo? In questo periodo assolutamente sì, come tutti in questi ultimi 20 anni, inevitabilmente sì, diciamo per la forza del tempo che passa. Però è vero che i testi sono cambiati tanto e banalmente, al di là dello slang, che chiaramente tutto si rinnova, e chiaramente anche il linguaggio, e forse ancora di più nella musica, e ancora di più ancora in quella, diciamo, urban, che chiaramente risente del linguaggio spurio del quotidiano, che sia declinato sotto forma di rap, trap, quel che è. E una cosa che ho notato, che quando io ho cominciato, nei 90, si usava soprattutto il concetto di noi, cioè c'era questo senso ancora collettivo anche nella musica, mentre ora è sempre più legato all'io, quindi alla parte più del singolo, il che forse da una parte è meno retorico, però sicuramente dà il senso anche di quanto la percezione del tutto sia declinata sulla sopravvivenza del singolo rispetto magari a un miglioramento collettivo. Non so se hai sentito tutto, perché ti ho visto frizzato a un certo punto. Sì, ho sentito, ieri parlavo con Frankie Energy, che invece mi raccontava di come in lui, e anche lo vedeva in maniera diffusa, fosse cambiato nell'hip hop e poi di conseguenza nel rap e poi nel trap l'idea di scrivere dei testi molto più documentativo, didascalico, didattici prima, e invece molto più astratti ultimamente. Quindi solo con qualche parola chiave attorno alla quale ruotano dei concetti molto più labili, molto più da sviscerare poi ognuno per sé. Lo vivi anche tu? Sì, sicuramente prima c'era anche questa scrittura un po' più giornalistica, dove tutto doveva seguire un po' un filo conduttore dall'inizio alla fine, un senso compiuto. Invece ora è un po' più psichedelica, si va molto per immagini, si salta da un argomento all'altro in maniera a mo' di flash. Poi un'altra cosa che è successa è che si è semplificata di molto la scrittura anche dei ritornelli. Prima c'era la seconda parte, si ripeteva, non si può ripetere, devi cambiare anche le parole, sennò che non si sei. Invece ora c'è questa semplificazione, per cui a volte il ritornello è anche una sola parola, o comunque un concetto quasi manifesto ripetuto a mo' di loop. Quindi diciamo che forse rispetto a prima ci si fanno anche molte meno pippe mentali, scusate insomma poetica espressione usata, però è così. Ecco, poi se lo dice Frankie, che è uno dei padri, diciamo, di un tipo di scrittura molto elevata, chiaramente lo è tuttora nella metrica, però è lui stesso a dire che si può sicuramente semplificare, anche perché sarebbe viceversa molto difficile arrivare a un pubblico anche più giovane, perché ora Frankie è anche un po' più grande di me, ma insomma anche io non scherzo, per cui arrivare a un pubblico, non ti dico di quindicenni perché non ascoltano noi, ma già di universitari di questi tempi, sicuramente la semplificazione del testo e del linguaggio, ma anche nella metrica, è tutto molto ora molto più melodico, così aiutano un po'. Ma scusami, questa cosa come si riflette nel freestyle invece? Perché tutto quello di cui tu mi hai detto adesso è frutto di un ragionamento, no, molto profondo. Il freestyle dovrebbe essere un flow che viene sparato fuori in maniera completamente libera. Come,
Sai che non va più tanto di moda, nel senso che conosco chi lo fa anche bene, per esempio Debiti, un ragazzo 8 anni fa che lo porta avanti da Roma insieme a una dozzina di colleghi da tutta Italia, dalla Sicilia fino al DJ per esempio della Macete, DJ di Nitro anzi esattamente, DJ Slide, e praticamente lo portano ovunque sui palchi di tutta Italia e lo fanno in maniera molto elevata, però non c'è quell'attenzione al freestyle di massa come c'è stato, diciamo, ai tempi di MTV Spit, per cui ti parlo di metà dei primi anni 2000, perché è faticoso, per cui spesso è visto come una cosa piuttosto liricamente faticosa, come contenuti di continuo aggiornamento e che porta quattro spicci, per cui l'idea dei quattro spicci, diciamo, il mondo più attuale, Urban e Trap in particolare, ho detto, beh, ma chi me lo fa fare? Cioè, chiaramente si sono un po' ribaltati alcuni addendi, per cui se prima forse la creatività e l'arte era un po' il traguardo finale, ora è più un mezzo per arrivare al traguardo finale, che spesso è un successo anche numerico proprio di massa. Cioè, diciamo che quello che era il pop, ora è la trap e parte della musica urban. Però scusami, in realtà l'esige da un'esigenza interiore, no? Quindi il fatto che sia più uno sbattimento fare freestyle piuttosto che creare un altro genere, portare in giro un altro genere, questo dovrebbe essere molto poco attinente alla volontà di un artista di fare la sua cosa, appunto, e basta, o no? Un artista tout court, sì, una persona che invece ha come risposta al lavoro che non c'è, l'idea di fare il calciatore, una musica trap, forse no, cioè nel senso che lo scopo è un altro. Noi eravamo maniacalmente ossessionati dal giudizio dell'arte stessa sul nostro cammino, per cui a volte uno si sentiva quasi in difetto perché magari aveva osato fare un qualcosa di troppo commerciale o di massa nei confronti, diciamo, dell'arte con la maiuscola. Probabilmente esageravamo, però trovo che sia altrettanta esagerazione andare a fare centinaia di canzoni, tutto sommato, tutte molto simili per contenuti e per suoni, perché è quello che vuole il mercato. Penso che un artista giovane deve dire questo che vuole il mercato A, col cazzo che gli do A, minimo gli do B, perché comunque devo lasciare un mio segno. O E almeno quindi così ci siamo approcciati noi, perché andava di moda la techno, che era una musica che io trovavo agghiacciante. Vabbè, nel senso c'è cioè, techno e techno, ma quella techno che andava di moda era agghiacciante, cioè non era quella figa di Marco Passarani. scusate, l'Edoardo che aspettavate, Edoardo Pietro Grande? Sì, Ah, esatto. perché sta tra gli spettatori, adesso lo faccio venire nei membri. Ok, grazie. Niente. E non era una elettronica di ricerca, era solo una cosa appunto facile per la massa. Invece io ho sempre pensato che l'arte dovesse sì comunicare a tutti, ma facendo lo sforzo di elevare un po' il livello, o almeno provandoci. E per quello che riguarda i contenuti, per quello che riguarda i contenuti, invece, secondo te è cambiato, oltre alla modalità espressiva, sono cambiati anche i contenuti di quello che si scrive, oppure quelli sono rimasti? No, anche quelli, cioè gli argomenti politici e sociali sono veramente totalmente fuori moda, specialmente quelli politici, è quasi un tabù al contrario. Non so se questo sia un bene o un male, ma insomma comunque è un dato di fatto. Quelli sociali collettivi appunto di miglioramento dell'umanità anche, ci sono alcune tematiche molto forti, chiaramente come razzismo, integrazione, perché sono sempre più attuali e per fortuna almeno di quello si parla, però tendenzialmente mi sembra che arrivando, dovendo arrivare per forza alla massa, il livello si è abbassato, cioè perché comunque è inevitabile che sia così. Bella Ma Tommy. perché? Ma ciao, ciao Edo. Edoardo, essendo un pubblico meno preparato, si prova un po' a fare un po' il bignami delle situazioni, c'è cioè un po' una semplificazione di alcuni argomenti. Ma non è pericoloso questa, non è pericolosa questa china, non si rischia di andare verso una depauperazione totale del contenuto e del Sì, in certi lavoro. ambiti musicali sicuramente la scena rap è fortemente depauperata rispetto a prima, secondo me. Per fortuna la musica e l'umanità è talmente variegata che poi trova nuova linfa per rinnovarsi, tanto che ho trovato più rinnovamento nella penultima scena indie che non nella penultima scena, diciamo,
trap, il rap resiste, ma cioè, chiaramente è piuttosto offuscato, cioè, a parte alcuni nomi, mi viene in mente sicuramente Rancore, che ha una forza lirica notevole, o Mezzo Sangue, o pochi altri, fa difficoltà. Cioè, a questo punto preferisco un linguaggio un po' più crepuscolare e minimale della scena indie, che parla di piccole cose del quotidiano, che non il nichilismo materialista della trap. E quindi, poi, scusa, tu investe... No, in realtà... alcune cose mi piacciono anche, alcuni suoni, soltanto che poi veramente ci sono migliaia e migliaia di canzoni, spesso uguali a se stesse, anche atteggiamenti che si vedono in giro, diciamo, che fanno poco onore all'essere artista, molto fisici, ecco, diciamo che non apprezzo molto questo approccio così un po' gangsta. Quello di Frizzy è ancora più bello. Non so quanti ti vedono frizzato come me in questo momento, con gli occhi chiusi, mistici. Posso intervenire, ma non ho lo stesso tono di voce radiofonico di Alex. Ciao Tommy. Ma lui se l'è fatto impiantare, non nasce così, lo sai? È tipo, qual era quel... Sempre della robotica. Scusate, mi era caduta la connessione, mi sentite? Sì, sì, ti stavamo prendendo in giro però. Scusate, volta. No, adesso io lascerò, io in realtà dovevo fare solo l'introduzione a questo incontro e lasciare la parola a Edo. Ed è quello che faccio con un'ultima domanda, visto sta, quindi stante tutte le premesse che hai fatto, che cosa cerchi e chi cerchi in un nuovo talento che vuoi produrre in questo momento? Magari c'è qualcuno che è acerbo nell'estetica, ma che è fortissimo, originale e che lascia il segno nell'etica, cioè nel senso che in qualche modo nei contenuti che mi fa sentire o nel modo di approcciarli ha un suo stile, una personalità molto carismatica, anche se magari poi l'esecuzione è ancora un po' incerta o immatura per certi punti di vista, che sia live o di arrangiamento in studio o in generale, diciamo, discografico. Cioè mi interessa più hardcore, diciamo. Io ti volevo chiedere invece lato produzione o comunque linguaggio musicale, che secondo me tu sei stato uno dei pochi che ha sempre sperimentato tantissimo, cioè sia sugli arrangiamenti, featuring, musicisti, tantissime modulazioni di stile, cioè crossover. Mi ricordi anche cose che, cioè, sono molto internazionali come produzioni, cioè casomai la strofa rappata, il ritornello basso e batteria che sembrano punk. Soprattutto negli ultimi 10 anni penso che, cioè, da questo punto di vista tu sia stato quello che forse ha usato di più, con, non lo so, se poi sei d'accordo, con uno come Caparezza forse. Di fare questo, cioè, quando ho cominciato, chiaramente, come tutti, essendo più giovane, le mie conoscenze erano limitate alle cose che avevo ascoltato fino a quel momento, e quindi magari erano i primi due, sono stati due album hip hop nel senso più puro e stretto del termine. Poi da lì ho sommato gli ascolti che ho cominciato a fare. Ogni volta che compravo un disco rap vedevo che c'era questa frase, no? Contains sample from. Allora dicevo, ma che è sto campione? Non c'era internet, quindi andavo magari a cercare il disco di quell'artista che era stato campionato. E da lì ho scoperto il funk, il soul, il rhythm and blues, e così, diciamo, andando a ritroso a mo' di gambero fino ad arrivare al jazz, passando chiaramente per la fusion, che è un po' amata o odiata, ma in realtà, anche se ha dei momenti più banali e commercialotti, ha anche dei dischi pazzeschi come quelli di Herbie Hancock con gli Ed Hunters, o George Duke, o Stanley Clarke, eccetera, eccetera. E nel frattempo, negli anni, poi chiaramente ho riscoperto anche il rock, che invece era un po' lasciato agli ascolti di mio fratello, quindi lui era quello rocker, io ero quello invece più urban, o comunque reppettaro, e ho rimesso quindi in circolo anche queste energie e questi suoni. Penso ad album come Odio Indifferenti o Nemici, da cui poi è tratta anche la prima sigla di Suburra, Sette Vizi Capitale. Negli ultimi due dischi invece Interno 7 è quello più intimo e cantautorale, per fatti così miei personali e familiari, quindi ho sentito il bisogno invece di mettere dentro quei cantautori con cui da adolescente ero nato e che avevo sempre invece lasciato un po' nel dimenticatoio, perché mi sembravano lontanissimi dal rap. Invece grazie a quest'ultima ondata un po' più indie, penso ai Coma Cose, penso a
a Silvano, a Coiz, penso a Franco 126. Questo mix tra l'intimità cantautorale e sotto il beat rap mi è piaciuta molto e mi ha convinto a realizzare un album come Interno 7 che avevo sempre pensato, ma mai avuto il coraggio di fare. E poi l'ultimo, ma non ultimo, è sicuramente la colonna sonora originale di Tutta Suburra, dove ho cercato di fare un po' il punto della situazione e del mio percorso musicale, chiaramente declinato al servizio dell'opera filmica, per cui l'idea di fare non una sigla, ma una sigla per ogni personaggio, e per ogni personaggio trovare quel mix di suoni e di colori che lo raccontassero meglio, quindi dal brano più uptempo e gitano per la famiglia Anacleti, a quello più, appunto più intimo e cantautorale per Spadino, a quello più cinematografico e orchestrale dedicato a Aureliano numero 8, a quello un po' più rap school classico per Samurai e così via per tutti, insomma, i 10 brani che compongono il vinile e tutti quelli che sono nella colonna sonora in genere. Quanto secondo te questo lavoro ovviamente su Suburra, che è romanità 100%, no? Nel senso è l'emblema di, cioè Suburra è diventato quello che poi può essere un pro e un contro di alcuni aspetti di quello che è il nostro background sociale. C'è un qualcosa che può essere collegato a quello che è lo stornello romano o la figura del classico narratore romano dell'Ottocento, quindi un modo di fare e di Ma scrivere. chiaramente Suburra è un'opera di finzione, quindi parte da un fatto di cronaca che tutti conosciamo, ma io trovo che sia palese il fatto che nulla di quel che accade possa davvero accadere in una forma così criminale, nel senso praticamente ci sono solo anti-eroi, cioè l'eroe classico, diciamo che è il poliziotto piuttosto che il giudice, non appare mai nemmeno per sbaglio sullo sfondo, cioè proprio nemmeno per sbaglio passa la sirena della polizia. Cioè è palese che è l'opera di ficzione, per cui questo rischio che qualcuno possa emularlo mi sembra peregrino. È anche vero che quella Roma, appunto, raccontata magari da un cantore ottocentesco, da un Pasquino, non c'è più, perché in effetti non c'è proprio più a Roma, cioè se non nei monumenti. E quasi nemmeno più nei ricordi, perché ora il più anziano, che ne so, un ottantenne romano, e comunque ti può raccontare forse qualcosa della seconda guerra mondiale o dello strascico finale. Più realisticamente, ormai racconti più vintage hanno a che fare con il boom degli anni 60, ecco, che sono un po' quello che possono fare i nostri nonni ora. Però io invece ho voluto metterlo dentro questo aspetto romano da canzone popolare, non nell'accezione quella romana un po' da società dei magnaccioni, che è bella, ma fino a un certo punto, nel senso che è ampiamente superata da una scuola romana che di brani che magari ne ha creati pochi, ma quei pochi assurgono a competizione con la scuola napoletana, che sicuramente ha mostrato poi una importanza internazionale molto più elevata della nostra. Penso a brani come Lella di Edoardo De Angelis e Stelio Ciccapalli, penso a Le Mantellate, penso a Cento Campane, o penso ad esempio a Ponte Mollo, io sono romano fio del Fiumarolo. Cioè questa parte di Roma molto più scura e malinconica, perché dentro Suburra non solo ci sarebbe stata, ma ci sta benissimo quando magari un brano rap moderno come Suburra, Terzinato, sincopato, con una batteria con degli elementi di aiette quasi trap, di colpo è squarciato da diversa non t'ho vista mai, sul fiume sai, lacrime de sale. Questo contrasto tra vecchio e nuovo, storicità e modernità mi piaceva tanto, cioè mi è sempre piaciuto. E negli anni ho anche imparato a cantare meglio, avendo la band e facendo tanti tour e sessioni di studio, quindi ne ho approfittato per mettere anche questo ingrediente dentro alla colonna sonora. È una cosa che io su Burra poi non l'ho finito di vedere, cioè ho visto alcune cose, poi ho mollato il colpo, ma per necessità familiari, nel senso che io arrivo la sera che riuscito a Beh, con vedermi dei un... bambini non è la cosa più tranquilla da avere, diciamo, Esatto, tra quindi devo linguaggio e sparatorie. fino alle 10 e un quarto è sempre parental
controllo con cartoni animati, eccetera, e poi c'ho sempre quel gap di 45 minuti con cui ogni tanto mi diletto io. Però ecco, è una cosa di cui mi ero accorto e che mi incuriosiva molto queste ogni tanto questi flash su quello che è un approccio alla musica popolare del territorio, perché io poi ho molti, mi fa, cioè sono felicissimo che tu abbia citato Napoli, perché ho parecchi amici musicisti napoletani che invece sono un po' più come gli spagnoli o come i francesi, cioè sono ancora molto connessi a quello che sono le loro radici, a un tipo di melodia, quindi a una tipologia di canto, di tecnica, cioè sono, per quanto possano andare avanti poi nella cultura musicale, ci tengono tantissimo, molto più di forse quanto ci teniamo noi, e forse in altri posti in Italia non esiste neanche più da molto più tempo che a Roma. Però quest'idea mi aveva stimolato questa riflessione sull'importanza. Allora, fatto bene, io anche ci tengo, perché chiaramente non sapendo cantare durante i miei esordi, nei primi brani, quelli ai tempi della Taverna Ottavo Colle, con gli amici ai Suan e Colle del Fomento, spesso era una citazione fatta a rima di una vecchia canzone romana, oppure un suono magari di mandolino, oppure uno scratch. Per esempio nel mio primo... Sai che per fare lo scratch serve il vinile di partenza con la parola da scratchare, cioè ora... Non serve manco più, metti il file, poi lo colleghi chiaramente al piatto e leggi il file in digitale. Allora serviva proprio un vinile vero e proprio. Siccome io ancora devo fare il primo disco, dove trovavo una parola piotta da screcciare? Allora ebbi questo lampo di genio, perché trovai a Porta Portese un disco di Gabriella Ferri dove lei canta Barcarolo Romano e ci fa "c'è sul fiume che fiotta". E quindi ho gli presi piotta, sembrava piotta, invece era fiotta, e in qualche modo ero casatissimo, perché c'avevo la citazione della storia della musica romana declinata addirittura con la parola da screcciare. Quindi da lì nacquero un po' di idee anche durante i live di comunque mescolare quello che erano le nostre radici popolari con l'hip hop americano, proprio nel tentativo di farlo diventare popolare anche qui, quindi sporcarlo nel linguaggio, cioè se i cantatori avevano un linguaggio più aulico, noi invece sporcarlo con bella, zi, spacca, cioè tutte cose che dicevamo solo noi, e mediamente gli adulti dicevano "ma dove andate con questo linguaggio, ma non è arte", dicevo "no, secondo me così arriva". Infatti vedo che adesso lo usano tutti, addirittura in televisione ormai anche tutti i presentatori, poi se sto del nord non so perché ancora di più, sono "bella, zi, spacca, magna". Boh, io mi ricordo la scritta fuori il primo anno che ero al Giulio Cesare, ci fu l'occupazione, una abbastanza cazzuta, cioè la scritta "bella, cibella, Giulio in after hour", perché c'era questo personaggio che mitologico che frequentava il Giulio Cesare, ma non era di scuola, c'era uno di quelli della piazzetta lì davanti, che lo chiamavano tutti "bella, cibella", e quindi fecero questa scritta gigantesca dedicata a lui. Da lato a lato del porticato del Giulio Cesare, so che pure tu sei stato al Giulio, quindi capisci il... Non piccola la scritta. No, era enorme. Enorme. Piuttosto... Bella Giulio, c'è ancora una foto con noi davanti, eravamo proprio ragazzini, cioè avevamo avuto 14-15 anni, proprio primi anni del ginnasio. Dai, bella a tutti. Ciao Tommy, grazie mille. Ciao.